seduti nella Dandasana, poi sono il bastone, allungate le gambe in avanti appoggiando i talloni, fate scendere il dito delle ginocchia e allungate dai inguini agli alluci l'interno delle gambe. Dal quinto dito portate allungamento fino al vostro fianco, fino al grande trocantere. Fate scendere bene il dito delle cosce, mettete le mani vicino ai fianchi, con le dita rivolte in avanti. Ruotate le spalle indietro e premendo gli ischi da lì, sollevate le spalle, sollevate il torace, anche quando espirate vi ricordo di non far crollare il torace, ma tenetelo sollevato. Ora divaricate le gambe di qualche grado, non un'apertura grande, però una buona apertura. Stirate bene le ginocchia, mantenete la stessa azione che ho descritto prima in Dandasana, la posizione del bastone. Ora piegate il ginocchio della gamba destra, della gamba sinistra, mettendo le mani all'interno e portate i piedi sotto le cosce. Camminate con i piedi verso i lati della stanza e portate le ginocchia indietro, verso di voi. Mantenete gli ischi attivi e sentite bene l'appoggio fra l'ischio destro e sinistro in modo da essere in equilibrio. Il bacino deve essere in una posizione neutra, per cui né in anteversione né in retroversione, neutra. Immaginate proprio da questa parte qua, come quando inspirate, e ovviamente lo speriamo tutti, di sollevare la parte anteriore del corpo, per cui dall'osso pubblico all'ombelico, dall'ombelico allo sterno, dallo sterno fino al centro delle clavicole. Mantenete il mento parallelo al pavimento e espirando fate scendere dalla nuca al sacro tutta la parte posteriore della schiena che rimane dritta comunque. Ovviamente appoggiate sui polpastrelli delle mani, allargate le clavicole, sentite dove il corpo si appoggia, quale parte del corpo non si distendono ancora, se sono ancora tese. Se sentite tensione nella parte bassa delle lombari, mettete una coperta ancora più alta, in modo da avere un maggior appoggio, e sentite subito dopo come cambia l'assetto, fate tutto quello che avete visto e sentito prima, e come state nella posizione. Se state meglio, era il caso ovviamente di metterlo. Non è sempre uguale, le asana ogni volta, anche quelle che ripetiamo, che ripetete, vanno affrontate ogni volta come fosse un'asana nuova, in modo da poterne scoprire le particolarità, le caratteristiche in quel giorno particolare, perché magari un giorno vi siete più stanchi, appunto mettete un rialzo in più, oppure viceversa, vi siete meglio, toglietelo, non deve diventare un'abitudine, gli attrezzi che usate e la posizione che fate. Bene, adesso allungate le braccia verso l'alto di Urvastasana. Allungate bene tutte le cinque dita verso l'alto e sentite l'azione delle braccia che si allungano verso l'alto dalle mani, come i due lati del torace si allungano e gli inguini frontali vengono tirati su. Ora unite le mani di Urva Namaskarasana e poi portate le mani di Namaskarasana con la base dei pollici e la base dello sterno, allargate i gomiti, mantenete gli avambracci paralleli al pavimento, abbassate le palpebre e prendete tre respiri profondi, a seguire tre respiri istintivi naturali. Sarastra sirasa mosvetam pranam.
posso rimanere sulle ginocchia e con l'inspirazione sopra la testa e dolcemente per gli occhi. Allora, iniziamo la prima posizione da fare in coppia o con l'alternativa che adesso vi proporremo, ed è Adho Mukha Virasana, per cui mettiti in Adho Mukha Virasana. Allora, è il primo Adho Mukha Virasana, per cui siamo un po' freddi, il corpo, anche se adesso non è mattino, se siete un po' più caldi della mattina, per cui usate una sedia, la rovesciate e la mettete davanti a voi in questa posizione e mettete le mani sulle sbarre che collegano la sedia. Se non avete questa sbarra va bene mettere anche, scusa, le mani dentro la seduta della sedia, in questa posizione qua. Però prima di andare in posizione, ripeto, se siete in due, prendete una cintura, la allungate, e la mettete davanti ai linguini frontali, qua, dove ci sono le cosce, finiscono le cosce e inizia l'addome. Poi andate in posizione, siete dietro, ok? Non dovete tirare con le braccia, portate il peso indietro con le braccia tese. Vedete che come create questa azione qua, si allungano maggiormente, si tiene più lunghezza dagli inguini ai due lati del torace. Guardate in avanti la sedia e poi appoggiate la fronte a terra. Se la fronte non scende perché è troppo alta, mettete un supporto sotto. Se non avete il compagno, usate la cintura e la mettete alle gambe di un tavolo. No, immaginate che questo sia un tavolo, no? La mettete alle gambe di un tavolo, questa posizione qua. Ovviamente cintura con i buchi, se non avete la cintura con la fibbia, altrimenti non riuscite a regolarla. Questo sgabello è abbastanza pesante, però è meglio un tavolo che insomma ha un peso maggiore. E da questa posizione qua dovete sentire che la cintura vi tira indietro. Questa è Adho Mukha Virasana, in questa posizione qua. Ripeto, se non avete il compagno, se no usate il compagno o la compagna, che è un buon metodo per poter fare la posizione. Continuate nella posizione ad allungare le dita dei piedi indietro, spingendo le mani bene a terra, sulla sedia, perdon, spingete la sedia e allungate le braccia, l'interno del braccio sale verso l'interno della spalla, l'esterno del braccio scende al pavimento. Mantenete l'osso pubblico in avanti e sentite che l'azione della corda vi porta indietro agli inguini frontali, li mantiene indietro ma vi dà più libertà alla parte finale della schiena, alla parte inferiore dell'addome per potersi allungare in avanti. Questa posizione possiamo tenerla anche 5 minuti, oggi la facciamo circa 3, ancora un minuto, così diamo la possibilità di farlo la posizione a tutte e due, se siete in coppia. Respirate regolarmente dal naso, sentite l'azione del respiro, qua potete concentrarvi di più sul respiro. Quando inspirate, gonfiate lateralmente il torace, dalle costole volanti, dalle costole fluttuanti, verso i lati della stanza, verso i lati della stanza, per cui dal centro del torace allargate verso i lati del torace il respiro quando inspirate, e quando espirate svuotate lentamente l'aria fino a completamente svuotare i polmoni senza forzare questa azione. Bene, cambio, adesso l'altro, qui vediamo di nuovo stessa procedura. Qui vedete la cintura, la mettete qua, no? Dove c'è l'osso pubblico, davanti ai linguini frontali. Passate la cintura al compagno, alla compagna, divaricate le ginocchia della larghezza delle vostre spalle, unite i piedi, allungate i metatarsi indietro, camminate in avanti e mettete le mani sulla seduta della sedia. Bene, sentite questa azione qua, che vi ferma gli inguini frontali, da lì potete allungarvi in avanti. Sarebbe ideale averlo sempre, no? La cintura, ma non si può ovviamente. Poggiate la fronte su un supporto e respirate dal centro del torace verso i lati del torace, cominciando dalla parte inferiore della sassa toracica, qui gonfiate dalle costole volanti alla punta dello sterno, dalla punta dello sterno all'indicapezzoli,
e da lì fino alle clavicole. Sentite l'azione del respiro dentro il torace come modifica la posizione, ma mantenete l'attenzione anche alle mani e alle braccia, non concentratevi solo su un aspetto del vostro corpo, del respiro, e dimenticate le altre parti. Dovete, come diceva Iyengar, in tutte le posizioni mantenere una parte della vostra coscienza verso il corpo, l'altra verso il respiro, cioè dovete essere consapevoli di quello che state facendo, non dimenticatevi delle dita dei piedi, del quinto dito del piede, continuate ad allungare anche il quinto del piede indietro, anche l'alluce indietro, altrimenti è su tutti e due i piedi. Se avete questa consapevolezza, solo una parte del corpo sarà attiva, l'altra invece sarà inerte. Bene, usciamo da Adho Mukha Virasana e facciamo Adho Mukha Svanasana anche qua con la cintura. Qui. Allora, togliete gli attrezzi, partite da Adho Mukha Virasana, da Adho Mukha Virasana, adesso andate sulla base delle dita dei piedi e sollevate le ginocchia, stirate le ginocchia, tenete i talloni su, stirate bene le ginocchia e tenete i talloni su, poi rimettete la cintura come prima, alla base degli inguini frontali, fate un passo indietro e portate indietro verso di voi, mantenete la parte alta delle cosce del compagno indietro, poi scendete con i talloni a terra. Quando siete scesi con i talloni a terra, potete puntare i vostri piedi contro i talloni del compagno e della compagna. Chi sta praticando la posizione di Mukha Svanasana spinge la parte posteriore dei talloni verso il piede del compagno, da lì, come se fosse una parete, no? Allungate il polpaccio indietro, il dietro ginocchio indietro verso il compagno o la compagna, il dietro delle cosce verso la compagna. Voi mantenete questa azione da tirare questa parte qua della parte alta delle cosce indietro. Le mani sono attive come in Adho Mukha Virasana e portate il torace verso le cosce. Anche questa posizione la teniamo almeno un minuto e mezzo. È più semplice, potete anche tenere un attimo. Usare un supporto per la testa, in modo da appoggiare anche la testa sul mattone, il tallone verso l'esterno. Così avete 5 punti d'appoggio, i piedi, le mani e la testa. In mezzo c'è il corpo, le gambe che cercheranno di allungarsi ma che sono magari un po' rigide. Le braccia che si allungano ma sono ancora un po' inerti nel loro movimento, e in mezzo avete l'elemento elastico che è la flessibilità della vostra spina dorsale. Più spingete con i piedi, più spingete con le mani, più le gambe, le braccia si allungano, più la schiena si può distendere, allungare. Sentite proprio l'azione dei piedi nelle gambe, delle mani nelle braccia, cosa supportano verso le ginocchia, verso i gomiti, verso le anche, verso le spalle. Bene, pausa, tornate giù, cambio. Per gli altri, chi non avesse come prima il supporto del compagno o dell'aiuto del compagno, questo è uno sgabello, ma immaginate uno serio che sia un tavolo, vi mettete la cintura alle gambe del tavolo. Okay? Ovviamente ad un Mukha Virasana nel basso, qua mettetelo alla gamba alta, perché l'altezza chiaramente cambia, dovete avere un'altezza che più o meno sia del vostro bacino, del vostro pubblico. Altrimenti riproponiamo la posizione anche, adesso sarà Eva che mi aiuta. Qui vi mettete a terra in posizione di Adho Mukha Virasana, ok? Poggiate la testa sul mattone, sollevate, poggiate la testa dei piedi e tirate sulle gambe, per adesso tenete le ginocchia piegate, fate posizione della corda e poi stirate le gambe. Stirate le gambe, allungate le gambe indietro, e così è molto facile, molto bene. E vi appoggiate, appoggiate i piedi dietro al compagno, la compagna, spingete i talloni indietro verso il piede del compagno, spingete il dietro delle cosce, il dietro delle ginocchia,
e andate indietro, indietro e portate la testa verso il supporto, così avete i 5 punti d'appoggio. Bene, usciamo da questa dukkha svanasana. Adesso che è alla portata di tutti è facile, facciamo Ardha Uttanasana, prendete una sedia. Prendete sempre la cintura. Partite con i piedi larghi quanto le spalle, parallele lineate. Importante, guardate, siccome il piede dietro è più stretto, non fate questo, trovate qui i piedi divergenti, i piedi parallele lineati, dovete avere il bordo esterno dei piedi parallelo al bordo esterno del piede opposto, perché siano paralleli. Ora, chi è dietro, qua nella cintura, di nuovo come prima davanti agli inguini frontali, ok? Tiene la cintura, guarda, mi è scappata in tensione. Voi allungate le cinghie dei piedi davanti, premete bene i talloni anteriori interni ed esterni, stirate, allungate le gambe sollevando le rotule e mettete le mani sui fianchi proprio dove c'è la cintura, dove ci sono le teste di femore. Ruotate il bacino e andate in avanti, basculate, voi tenete indietro con la cintura, in modo che non vada in avanti con le cosce anteriori, e spostate le mani dai fianchi alla sedia, la sedia sullo schienale, sui lati della schienale, la parte più esterna, allora, esatto. Noi è importante questa azione qua perché ci permette in questa fase magari di tenere la parte alta delle cosce indietro e il bacino è ruotato, così si può allungarsi in avanti con un aiuto supplementare che appunto siamo noi con la cintura da dietro. Idealmente dovreste cercare di andare via dalla corda. Cosa vuol dire? Dovete talmente spingere, talmente portare l'attenzione ai piedi che allungano le gambe, che il bacino possa ruotare meccanicamente, ok? Ruotare, e voi potete andare basculando il busto, andare in avanti. L'osso sacro, non inarticatelo in su per non inarcare le lombari, ma rilassatelo, sollevate l'osso pubblico, basta un pochettino, eh? Portate l'osso pubblico verso l'ombelico, l'ombelico verso lo sterno verso il centro della gola. Anche qua, come prima abbiamo visto nelle posizioni precedenti, respiro, inspirate, allargate la cassa toracica, dalle costole volanti allo sterno, dallo sterno alle linee capezzoli, dalla punta dello sterno alle linee capezzoli, da lì fino alle clavicole. Mantenete i piedi stabili, continuate a allungare le cinque dei piedi. Questa posizione potete tenere dai 6 ai 10 minuti, nell'ultima fase dello studio, della pratica per le donne in gravidanza, no? Negli ultimi mesi proprio. Questa posizione la facciamo per 6 minuti, minimo 10, proprio per dare la possibilità alla colonna vertebrale di estendersi completamente, visto che la signora, la donna, porta tutto il giorno questo grembo, in grembo questo peso notevole. Allora le vertebre possono rimanere un po' compresse, questo dà libertà alla spina dorsale. Però ci vuole tempo perché, pensate, le vertebre appunto compresse, i muscoli tesi, no? Perché non possono estendersi per la compressione che avviene per il pancione. Noi ovviamente qua non abbiamo questa problematica, però comunque riusciamo a una compressione. Bene, riportate le mani sui fianchi, ruotate le spalle indietro, adesso lasciate leggermente la cintura e inspirando su, se no la tirate indietro. Cambio, anche qua se non avete il compagno, la cercate al tavolo, che va benissimo. Questi sono ottimi suggerimenti per aiutarvi a dare un po' più di spazio attraverso questo semplice attrezzo. Potete fare queste posizioni che stiamo facendo adesso, poi in un secondo tempo, quando avete
fare la vostra pratica, rifate le stesse posizioni senza gli attrezzi e li vedete, avete preparato le posizioni, per cui avete dato già più spazio in modo, diciamo, artificiale. Mettiamo la cintura, stirate le ginocchia, giù il sacro sullo sopulcro, spalle indietro, espirare, ruotare il bacino, piegare il busto in avanti, allungarsi fino a mettere le mani sui lati dello schienale. Io faccio obbligatoriamente, vado in avanti, faccio quello che devo fare. Lei mi fa capire che devo rimanere indietro, eh? Per cui le cosce attive, tirate in su, e le cosce devono rimanere sui talloni anteriori. Non dovete spostare il bacino oltre il tallone anteriore, il bacino deve rimanere sui talloni anteriori, non indietro, ok? Non così, e neanche così, in qua. Voi spingete, allungate i piedi, sollevate le rotule, andate via dalla corda, ruotando il bacino giù il sacro sullo sopulcro, andate in avanti. L'ideale sarebbe avere più che una sedia un tavolo da tirare, per tirare i lati del torace. Non si può avere tutto. Allora spingete sulla sedia con le mani e allungate le braccia. Questa è già una buona azione. Non fate cadere le costole anteriori in avanti, tenetele indietro, se no, se io cado qua, si crea un'iperlordosi, no? Cioè si crea un'eccessiva curva lombare, tenetela bene in su, ma continuate ad andare in avanti, non allungatevi verso il pavimento, ma in avanti, verso la sedia. Bene, anche qua terminiamo, mani sui fianchi, giù bene i talloni e inspirare e venire su. Questo tra l'altro va molto bene se avete tensioni, dolori o mal di schiena, lombalgie e quant'altro. Adesso terminiamo questa serie qua e facciamo Uttita Trikonasana, vediamo due versioni, così la possiamo fare tutti. Allora, prendete un mattone. Mattone per mettere all'esterno. Allora, se siete in coppia, lavoreremo su, in queste due posizioni, Uttita Trikonasana e Uttita Parsvakonasana, sulla parte posteriore della posizione, cioè sul piede posteriore. Come possiamo fare? Ci sono due possibilità che possono fare tutti. Se siete soli, usate la parete, per cui usate la posizione del piede posteriore, che sarà a sinistra la parete, e divaricate le gambe per Uttita Sampadasana, mentre qua non si salda, e ruotate già il piede destro di 90 gradi, posizionate il mattone all'esterno del polpaccio. Per cui quando siete in questa posizione qua di Uttita Trikonasana, vi ricordo, allungate l'alluce, sollevate la rotula durante tutta l'esecuzione della posizione, sia quando entrate, quando state, quando uscite. Contemporaneamente il piede esterno spinge contro la parete, il bordo esterno del piede che spinge contro la parete, per mantenere la parte anteriore della coscia posteriore indietro, giù sacro sullo sopulcro. Ovviamente la mano sinistra toccherà la parete, sollevate il braccio e espirando, spingendo il piede contro la parete, fortissimo, spingete bene il piede sulla rotola della gamba destra, andando in postura mettendo la mano, vedete, all'esterno del polpaccio e il braccio già su, e siete già in posizione. Questo per chi usa la parete, perché magari è solo. Se siete in coppia, invece, che è un po' più divertente, diciamo, usiamo il piede esterno del compagno, per cui mettete piede contro piede, tendenzialmente dovreste avere i piedi più o meno uguali, però non ci sono delle grosse differenze di solito, no? Per cui il bordo esterno del piede spinge il bordo esterno del piede del compagno o della compagna, il tallone è la metà della coppa plantare del piede esterno, e qua sentite se il piede esterno del compagno spinge o meno, perché deve usarlo il piede. Stirate le braccia, chiaramente qua andremo verso i lati esterni della stanza diversamente, no? Rilievo andrà a sinistra, io andrò a destra, inspiro verso il braccio destro. Continuate ad allungare le gambe, spingete il piede contro il piede, allungatevi, mettete la mano sul mattone all'esterno del polpaccio destro per Uttita Trikonasana. Io sento che Eva spinge, ma non abbastanza. Spingi di più, stirate bene, spingete il bordo esterno del tallone soprattutto, non del quinto dito del piede, ma anche il tallone soprattutto. E quella parte lì del corpo che di solito non si riesce bene a contattare. Tenete le gambe dritte, espirate e inspirando mentre su. Bene.
chi ha il piede alla parete si gira di 180 gradi, ma ci spostiamo sull'altro lato, piede contro piede, soprattutto se uno ha il piede più piccolo rispetto a quello che è il più grande, è avvantaggiato perché ha un bel appoggio, no? Però mettete il tallone in linea con l'altro tallone, ruotate tutta la coscia e il piede sinistro o il piede destro di 90 gradi, stirate la rotola della gamba interna, spingete all'esterno il tallone esterno, inspira e sollevare il braccio. Quando sollevate il braccio, sentite questa azione del braccio, vi apre tutte le 12 costole interne, non devono essere chiuse, apritele bene, la parte esterna del torace si svuota, la parte interna si riempie. E spingendo il piede contro il piede, allungatevi, allungatevi senza far crollare il braccio, tenete sul braccio verso l'orecchio, vi allungate verso l'esterno della stanza e mettete la mano sul mattone all'esterno del polpaccio e allungate le braccia allineate. Guardate se la rotola della gamba interna è tirata, non deve essere piegata, se l'alluce si allunga. E spingete ancora una volta, inspirando, spingendo il piede, venite su. Bene, Uttita Tadasana. Tadasana. La prossima volta vediamo un'altra versione, per non mettere troppa carne sul fuoco, no? Torniamo dai tutti e due i lati. Facciamo un bel allungamento di Ardha Uttanasana in coppia, che è semplice. Vi mettete uno di fronte all'altro, se non avete la coppia avrete la sedia, le mani sulle spalle. Questa posizione qua, fate un bel passo indietro, i piedi larghi quanto il bacino, stirate le gambe, potete spingere adesso le spalle del compagno e viceversa per allungare i due lati del torace, no? Dalle spalle fino ai fianchi, sollevate le rotule, tirate sulle rotule, coscia anteriore indietro. Bene, venite su, fate un passo avanti col piede esterno, ok. Questo per riallungare la schiena dopo gli allungamenti laterali. Adesso vediamo come abbiamo fatto per Uttita Trikonasana, Uttita Parsva Konasana, che è un allungamento su un angolo, no? Se usiamo la parete, mettiamo il piede esterno, il piede sinistro, alla parete come abbiamo fatto per Virabhadrasana 2, cioè per Uttita Trikonasana, scusate, il mattone all'esterno e divaricate le gambe, un pochettino di più di Trikonasana, ma proprio qualche centimetro. Stirate le gambe, ora ruotate già tutta la coscia e il piede destro di 90 gradi e di nuovo allungate l'alluce e tirate sulla rotola. Vedete che la rotola qua, questo osso qua, se lo riuscite a percepire, deve essere riorientato verso il soffitto, per cui la fotografia deve farla in su. Vedete, nel mio caso io la tibia è leggermente un po' aperta, per cui apro il piede di qualche centimetro in più, ma basta qualche grado, in modo che la rotola guardi il soffitto. Questo è importante, non deve essere interruotata, deve essere dritta in su. Spingete, dopo questa azione qua, dovete tenerla, ricordate quello che vi dicevo prima, nelle asana, di mantenere una parte del corpo attiva. Sapete che state facendo quello, perché se portate l'attenzione di là, dimenticate questo, non è più uno yoga completo, Spingete bene l'esterno della parete, allungate il braccio destro su e adesso piegate il ginocchio e spingendo il piede della parete esterno allungate verso il centro della stanza, comunque verso la gamba interna e poi mettete la mano sul mattone all'esterno del piede e allungate il braccio oltre la testa. La spinta del piede esterno, sentitela la spinta, vi ruota tutto il torace verso l'alto, Spin, ruoto, per cui il ginocchio va indietro verso il braccio, il ginocchio destro. Il torace ruota verso il soffitto e guardate la mano in su. Quando uscite spingete bene il piede alla parete e da lì inspirando venire su. Adesso lo facciamo assieme, versione di coppia familiare. Per cui posizionatevi già con i mattoni all'esterno nella parte posteriore del tappetino, non troppo lontano. Allora, la posizione del mattone, mozione a tre posizioni. Alto, intermedio, basso. All'inizio partite tutti con il mattone alto per chi pratica da poco tempo, per chi si conosce ovviamente e sa già la posizione. Dopo potremo abbassarlo. Attenzione perché tendenzialmente mettiamo alto perché è più facile.
però non trovi poi la spalla su se avete il mattone alto, eh? Dovete permettere di, il braccio di allungarsi quando appoggiate la mano sul mattone, non deve essere su, deve essere giù, altrimenti c'è una tensione qua. Per cui partite a metterlo alto, se non siete in tempo abbassarlo, eh? Stirate le gambe, stirate le braccia di Uttanasana Padasana, per cui stirate le ginocchia e i gomiti, ruotare cosce e piede esterno, diciamo, verso la stanza esterna di 90 gradi, sollevate il braccio. Ora spingete il piede contro il piede e piegate il ginocchio della gamba, mantenete il ginocchio sulla caviglia e allungatevi verso la ginocchio della gamba flessa. Mettete la mano sul mattone all'esterno del piede e inspirando allungare il braccio sinistro esterno su, ruotate il braccio e andate oltre la testa. Il ginocchio verso il braccio che resiste, ginocchio verso il braccio che resiste e il torace ruota in su e guardate verso l'alto. Sentite la spinta del piede che vi allunga fino alla mano e da lì inspirando venite su. Bene, abbassate le braccia, spostiamoci sull'altro lato. Piede contro piede, divaricate le gambe, chi è al burro ovviamente si gira sull'altro lato, divaricate le braccia, ruotare ora il piede alla coscia opposta, stirate le gambe, inspirare e sollevare il braccio, come in Trikonasana aprite bene tutto l'esterno del torace, svuotate le costole interne, inspirare, piegare la coscia, piegare il ginocchio, scusate, e portate la coscia giù, la coscia scende dalla inguine, spingete il piede esterno, da lì allungatevi verso l'interno, verso l'esterno della stanza, mettere la mano sul mattone, allungare il braccio su, ruotare la spalla e andare oltre la testa, e via, il torace, il ginocchio piegato va indietro verso il braccio che resiste, il torace ruota verso l'alto, questa azione qua, in su. Espirate, spingete bene il piede, spingete bene il piede, da lì inspirando venite su. Avvicinate i piedi. Tadasana. Aspettiamoci. Adesso facciamo invece una posizione individuale, no? Vrikshasana, posizione dell'albero. È una posizione di equilibrio. È un'ottima posizione di equilibrio, soprattutto un'ottima posizione per aprire la trazione sacroiliaca, per cui manteniamo questa apertura. Se hai Iyengar nel suo libro lo metti proprio all'inizio della pratica, vuol dire che ci sarà un senso, no, a tutto ciò. Allora, si parte da Tadasana, per cui a piedi uniti e alluci uniti, con le mani sui fianchi. Facciamo un Urvastasana prima per preparare la posizione delle braccia nella posizione successiva. Da Tadasana, posizione della montagna, inspirare Urvastasana, stirate le braccia verso l'alto, allungate bene i gomiti interni e i gomiti interni e i gomiti esterni. Dovete allungare bene le mani, tutte le dita, anche il polso interno in su. Anche questo polso qua deve salire, deve tirare su questa parte del braccio. Adesso fate andare come la Dumuka, fate andare indietro, l'interno del braccio indietro, l'esterno del braccio in avanti. Bene, Tadasana. Adesso Dumuka, adesso Vrikshasana, mettete le mani sui fianchi. Portate la pianta del piede destro verso destra, la punta del piede destro verso destra, e portate la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. Nella parte più alta il tallone va verso l'inguine, le cinque dei piedi verso l'interno del ginocchio. Resistete con l'esterno della coscia di sinistra, come premendo l'interno del tallone sinistro e allungando l'occipite sinistro in avanti. Mani sui fianchi, mani di Namaskarasana, espirare. Inspirare Urvastasana, di nuovo tirate sulle braccia, in questa prima serie terremo solo Urvastasana, spingete bene il tallone interno di sinistra, allungate bene la gamba sinistra, resistete all'appoggio del piede destro. Bene, ritornate giù, Tadasana, sull'altro lato, Tadasana, spostate la punta del piede sinistro verso sinistra, porto per aprire l'anca, se no tenete contratto. Poi portiamo la pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra, il tallone verso l'inguine, le cinque del piede verso il ginocchio.
Adesso mettete le mani sui fianchi e ruotate indietro il ginocchio sinistro. Aprite l'articolazione sinistra, giù sacro, sull'osso pubblico. Namaskarasana. Inspirare, Urvastasana per Vrikshasana, posizione dell'albero. Più tirate sulle braccia, respirate con vigore, non perdete il fiato. Più tirate sulle braccia, più alleggerite la posizione del piede. Siete appoggiati su un piede e rilassate tutto il corpo. Sentite le parti più tese. Bene, Namaskarasana, Tadasana. Adesso per chi magari ha avuto problemi di equilibrio, vediamo una versione più semplice di questa posizione qua, che è la portata di tutti. Importante avere un muro. Allora, vi mettete a una distanza di circa 20 cm dalla parete in Tadasana, come abbiamo visto prima. Posizionate la mano all'altezza del fianco, e io vi farò vedere la posizione frontale e laterale, portate la punta del piede destro verso destra e poi la pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. Che cosa succede in questa fase qua? Adesso siete appoggiati alla parete perché non c'è più problema di equilibrio. Però se voi osservate, il piede qua spinge contro la coscia, altrimenti cadrebbe per terra. Per cui la coscia viene spostata in là. Voi dovete resistere con la coscia verso il piede, come? Premendo bene l'interno del piede. Dovete andare sull'interno, sull'alluce, sul malleolo interno, sulla caviglia interna, non sull'esterno, altrimenti cadete di là, se non ci fosse la parete. Per cui mantenete la spinta lì, la coscia per cui resiste. Adesso mantenete la mano sulla parete, in questa posizione qua, camminate con la mano, senza staccarla però, camminate con la mano in su e rimanete con la mano appoggiata alla parete e poi allungate il braccio in su. Tenete la posizione con l'equilibrio alla parete e osservate il vostro allineamento, dove siete. Dovete sentire il peso sull'interno della caviglia sinistra e tutto l'esterno della coscia sinistra che resiste alla spinta del piede. Portate indietro il ginocchio destro, indietro per aprire l'articolazione di destra. Assorbite il sacro, sollevate l'osso pubblico, tirate su. Più tirate sull'osso pubblico fino al naso, più sentite che salite. Lo sentite proprio, è un effetto istantaneo. E soprattutto quando inspirate. Adesso passate il braccio destro, scendete con la mano sull'altro lato. Per chi magari lo sa già fare, può rifarlo anche sull'altro lato senza la parete. Via. Portate la pianta del piede adesso sinistro verso l'esterno, mettete il piede all'interno della coscia. Mettete la mano vicino al fianco, non troppo in alto, è come se siete alla parete, rimanete a 20 cm. Dovete osservare di avere la coscia, in questo caso di destra, parallela alla parete, non deve essere obliqua. Ora camminate, salite con il braccio destro, salite in su e portate indietro il ginocchio sinistro, assorbite il sacro sull'osso pubblico e inspirando allungate il braccio sinistro su, Vrikshasana alla parete. Lunghe inspirazioni, lunghe espirazioni. E adesso espirando venite giù. Bene, Tadasana. Lo rifacciamo l'ultima volta, chi magari prima aveva un po' di problemi di equilibrio, adesso l'ha trovato in parete, può provarlo in mezzo alla stanza. Gli altri, che magari hanno già più pratica e familiarità, facciamo posizione completa con le mani di Namaskarasana. Scusate, mi scioglio di lingua. Tadasana. Mani sui fianchi, piede destro verso destra, pianta del piede destro all'interno della coscia sinistra. Prendete e fissate un obiettivo visivo davanti a voi per non perdere l'equilibrio. Guardate qualcosa sulla parete che è all'altezza dei vostri occhi. Fissatelo bene, respirate profondamente. Mani di Namaskarasana, inspirare, Urva Namaskarasana, stirate le braccia per Adho Mukha, per Vrikshasana. Bene, Namaskarasana, mani sui fianchi, Tadasana. Sull'altro lato, per l'ultima volta, a sinistra, pianta del piede sinistro all'interno della coscia destra. Ovviamente i pantaloncini sono obbligatori, perché sennò i pantaloni, i leggings, questi movimenti qua sono molto brutti, sono scivolosi, per cui non è che non siete capaci a fare la posizione, è l'indumento, la pelle fa più attrito. Mettete le mani sui fianchi, Namaskarasana, espirare, inspirare, Urva Namaskarasana.
Stirate bene le braccia in su, tirate su bene, portate bene indietro il ginocchio di sinistra, assorbite il sacro, sollevate lo sobulco e tirate sulle braccia, su, Namaskarasana, scusate, Tadasana, come si chiama. Bene, adesso vediamo una posizione in avanti, da in piedi, in coppia, Parsvottanasana, per cui riprendete la cintura. Ora qua bisogna usare due posizioni, diciamo stratagemmi per fare la posizione. Prendiamo una sedia, una prima serie, che è più facile. È una posizione di allungamento in avanti, che adesso abbiamo fatto tutte le posizioni di apertura, no? Trikonasana, Parsvakonasana, Vrikshasana, dell'articolazione sacroiliaca e allungamento frontale. Adesso facciamo un'apertura della sacroiliaca posteriore per allungare la parte posteriore del corpo, a parte ovviamente gli adomukha che abbiamo fatto all'inizio e gli ardottanasana. Ma vieni tu in piedi, metti la sedia girata da un'altra, più facile. Mettete lo schienale verso di voi nella prima serie e partite come per fare il Parsvottanasana, per cui mettete su un fianco, fronte da loro, mettete le mani sui fianchi, stirate le gambe, chiudete il piede posteriore di 60 gradi, 60, e aprite il piede anteriore di 90. Ora, in Parsvottanasana vi chiedo di tenere i piedi un po' più vicini, soprattutto a chi ha poca pratica. Okay? Però è importante tenere i talloni allineati, controllate che i talloni sono sulla stessa linea, il tallone in linea con l'altro tallone. Da qua dovete, il piede posteriore, dovete spingere dall'interno della caviglia all'esterno della caviglia, da qua dovete allungare fino al fianco, dove c'è la mano qua. Davanti premete l'alluce davanti, tirate sulla rotola fino alla cresta iliaca e qua interviene l'aduto, per cui prendete la cintura, la mettete alla coscia anteriore, ok? E la tirate verso di voi, così la cresta iliaca la tirate voi. Con un piede fissate il piede come avete fatto in Adunka Svanasana, dietro. Così lei o lui spinge il mio piede, voi tirate indietro il fianco anteriore, giù il sacro, sullo osso pubblico, espirando andate indietro, sollevate il torace e andate indietro con la testa, così, come se faceste un arco. Inspirare e sollevare la testa, espirare e ruotare il bacino, andare in avanti, e posizionate le mani sullo schienale di fronte a voi. Adesso vedete bene di fianco come l'allungamento è omogeneo, non vedete i due lati del tuo bacino perché abbiamo fatto vedere la posizione di lato, e poi la facciamo vedere frontalmente. Ma questa gamba qua, questa azione di questa corda, aiuta molto il sadaka, il praticante, nella posizione. E spingete i piedi indietro contro il mio piede. Adesso vediamo come fare se non avete il compagno. Portate le mani sui fianchi, ruotare le spalle indietro e inspirare e venire su. Se non avete le mani del compagno, non usate la cintura qua, attaccare dietro diventa difficile. Però potete usare l'utilizzo della parete, per cui mettete il piede posteriore contro la parete, ok? Ruotate il piede anteriore e spingete il tallone indietro contro la parete per andare in avanti, mettendo le mani su uno sgabello o quello che è. Per cui usate soprattutto il piede posteriore. L'anteriore dovete farlo voi. Sull'altro lato, faccio vedere da dietro perché gira sull'altro piede, chiudo il piede di 60, apro il piede di 90, stiro bene le gambe vicino un po' il piede posteriore e apro il piede, chiudi il piede. Ancora. Okay. Ora vedete la cintura, la passo qua, in modo che io posso comandare, vedete il fianco anteriore del piede del fianco di Eva, metto il piede dietro così lei può puntare. Stiro il ginocchio, stirate il ginocchio della gamba anteriore, stirate il ginocchio della gamba posteriore, ruotate il fianco posteriore in avanti, inspirare, espirare, venite indietro con la testa, sollevate bene il torace e espirando andate in avanti, Parsvottanasana, ruotando il bacino e piegando il busto. Mantenete l'azione dei piedi e delle gambe, le dita dei piedi devono essere ben aperte, a ventaglio, tutte le cinque dita del piede aperte a ventaglio. Sentite anche il quinto dito del piede, il sinistro posteriore e il destro anteriore. L'osso pubblico qua anche scivola in avanti, non fatelo decapare indietro, fatelo andare in avanti. Dovete sentire l'osso pubblico che va verso la testa. Questa è, diciamo che è la mezza posizione, non è quella completa. Quella completa la vediamo dopo. Metti le mani in aria contro lo schienale. Bene, adesso da qua uscite mantenendo i piedi e le gambe stabili, forti, inspirando venite su, chiudete il piede esterno, pausa. Adesso vediamo una versione un po' più avanti, okay. Ma facciamo un po' più avanti, cambiate la posizione
compagno, compagna, insomma, chi praticava e chi aiutava. Rifate la stessa cosa per chi non ancora ha praticato la posizione da molto, consiglio di rifare la stessa versione con la sedia. Per chi perde più tempo, possiamo usare adesso la sedia diversamente. Per cui mettete la sedia girata in questa posizione. Ok? Partiamo sempre come per tutti, con i piedi larghi circa un metro, chiudere il piede posteriore di 60, aprire il piede anteriore di 90 gradi. Bene, stirate le gambe, ruotate il fianco posteriore indietro, ok? Ora prendetevi le mani e con la mano posteriore di sinistra tirate il polso destro in giù, ruotate le spalle indietro, espirare indietro, inspirare sollevare la testa, espirare, tirate indietro il polso, le braccia, le spalle, il torace, mentre voi andate in avanti. Ora indirizzate l'ombelico verso il ginocchio della gamba anteriore, espirate, andate ancora in avanti, poi piegate il busto verso la coscia, il torace verso la coscia, la testa verso il ginocchio. Espirate e inspirando tornare su. Bene, sull'altro lato, sono un po' diverso per andare più in profondità. Perché ho messo la sedia? Perché se eventualmente sentite che state perdendo equilibrio, togliete le mani e mettete sulla sedia, se lo faccio vedere. Chiudo, apro, vai. Guardate indietro, cambiate la presa di polsi, tirate indietro, espiro indietro con la testa, inspiro, sollevo la testa, e di nuovo, espirando vado in avanti, vedo che sto prendendo l'equilibrio, non mi sento stabile, metto le mani sulla seduta della sedia, ok? O sulle gambe della sedia, così abbiamo un equilibrio nella posizione, nella postura, e potete andare comunque nella stessa profondità. L'addome è ruotato verso la coscia anteriore, ok? Tira più di più qua, per cui laddove l'ombelico verso il ginocchio della gamba anteriore e andate con l'ombelico in avanti, il torace in avanti, non chiudetevi qua questa zona, estendetevi prima di scendere, estendetevi bene e poi portate giù il torace verso la coscia. Le mani potete metterle anche a terra o sulle due gambe della sedia. Poi inspirando venite su, mani sui fianchi, o prendete il polso e tornate su. Bene. Adesso, conclusa questa parte, diciamo, iniziale dai piedi, andiamo a fare delle posizioni supine a terra, indietro, per fare poi delle posizioni finali rovesciate. Cominciamo con una posizione semplice, Sutta Baddha Konasana, per cui prendete un bolster o le due coperte, i mattoni a cintura, fanno parte tra l'altro anche di una sequenza che è stata già vista recentemente per quanto riguarda il miglioramento del sistema immunitario, per cui prendiamo tutti i bolster o le coperte. Le coperte, vi ricordo, prendetene almeno due. Le coperte non vanno bene, le coperte in pile, no? Ma le coperte devono essere queste qua. Noi abbiamo delle coperte in cotone specifico oppure in lana. Poi le piegate da una base, diciamo, in cui avete piegato la coperta di 70 per lunghezza per 50 di altezza. Piegate la coperta una volta a metà, poi la ripiegate nuovamente e avete creato questo supporto. Dovete metterne due per avere la stessa altezza del poster. Faccio vedere un attimo anche l'altra. Voilà, in questa posizione qua. Dopodiché vi prendete i due supporti da mettere all'esterno delle cosce, se avete gli inguini frontali un po' rigidi, mettete due mattoni all'esterno delle cosce, altrimenti potete rimanere anche liberi senza nulla.
Sarebbe anche interessante mettere o un cuscino o una coperta sotto la testa per tenerla un po' più alzata, come ha fatto, vedete, Eva con il poster. Voi mettete una coperta prima, ripeto, o un cuscino, vi sedete a terra in Dandasana, piegate le ginocchia mettendo le piante dei piedi unite e poi passate la cintura dietro all'osso sacro, davanti all'interno delle cosce e davanti ai piedi. Poi la chiudete. E tirate verso di voi la cintura in modo da avere i talloni verso il perineo. Poi camminate indietro, vi appoggiate con i gomiti a terra e mettete la coperta o i bolster sotto le costole fluttuanti e poi mettete, adagiate se avete necessità, perché vedete che le ginocchia magari sono troppo alte, due mattoni all'esterno della radice delle cosce e poi la coperta alla base del collo. Sutta Baddha, questa posizione la teniamo dai 3 ai 5 minuti, oggi magari facciamo una via di mezzo. Sentite, gli attrezzi sono quelli che vi aiutano a tenere la posizione in modo passivo, semipassivo, perché permettono di facilitare l'apertura della cassa toracica, l'espansione della cassa toracica. Adesso, per aumentare i due lati, l'allungamento dei lati del torace, inspirare e allungare le braccia indietro di Suttavastasana, tirate bene indietro le dita delle mani prima di prendere con le mani stesse i gomiti e poi vincolate con la presa i gomiti uno all'altro, tirate indietro con le mani i gomiti, tirate in giù e poi spingete l'omero verso la sua sede, verso la glema nella spalla. Mantenete una moderata azione dei piedi che tengono la spinta verso l'esterno delle ginocchia, aiutati dalla cintura e dai mattoni. Noi siamo appoggiati in più punti qua, no? Il sacro, il torace sul poste, la testa, i piedi all'esterno. Da questi appunti, da questi appoggi qua, il corpo lentamente si distende, però sentite subito dove ci sono più tensioni, che potrebbe essere all'interno delle cosce o dietro la schiena, no? Piano piano lasciate che si rilassino queste zone, dovete dare il tempo, per quello che la teniamo ai 3-5, si può tenere anche 10 minuti, in modo che il corpo piano piano si possa rilassare. Rilassandosi il corpo, la mente lo percepisce, respirando regolarmente ci si rilassa e si riporta il corpo in una posizione favorevole per la distensione e il rilassamento semplice, oppure per prepararlo per la meditazione. Lasciate che le costole anteriori scendano verso le costole posteriori e cambiate la presa dei gomiti. Bene, inspirare, allungare le braccia, espirare e portare le braccia in avanti, allentare la cintura, vedete i piedi, rimanete un attimo in questa posizione con le gambe distese in avanti, oltre a permettere agli inguini frontali di rilassarsi dopo questa posizione di apertura degli inguini frontali. Poi raccogliete le gambe, piegate le ginocchia, ruotare sul fianco destro. Ora facciamo una posizione, si chiama Sutta Virasana, che abbiamo già visto in altre lezioni, però la prepariamo prima. Come? Adesso io faccio vedere la posizione finale. La prepariamo per cui è importante. Io faccio vedere la posizione laterale, tenete le ginocchia unite, posizione frontale, ginocchia unite, ok? E piedi separati. Allora, per chi ha problematiche alle ginocchia, per cui chi ha rottura legamenti o quant'altro, non pratichi questa posizione, rifà la posizione di precedente.
Da qua separare i piedi, spostare verso esterno i polpacci e sedersi in mezzo agli inguini, in mezzo ai piedi, sugli ischi. Per cui qua dovete, casi sono due, o siete in posizione confortevole, altrimenti dovete usare una coperta da mettere sotto gli ischi, in modo, come abbiamo visto prima durante l'invocazione, che il bacino si possa appoggiare regolarmente e rimanere un po' più alto del ginocchio, allora rimanere in questa posizione in modo più confortevole, più semplice. Adesso prepariamo, prima di fare questa posizione, di fare Suttarirasana, facciamo Pariyankasana con i mattoni, per cui sembra difficile, ma in realtà è più facile di quello che sembra. Per preparare Suttarirasana, Pariyankasana vorrebbe dire la poltrona sul soffà, della poltrona, posizione della poltrona del soffà, in cui c'è una grande apertura del torace e favorisce molto bene la digestione quando avete magari una digestione un po' lenta. Faccio vedere solo la posizione su Eva di lato. Qua è meglio essere in due in questa posizione, altrimenti si può preparare anche da soli, ma bisogna avere un po' di pratica, per cui se siete da soli magari non cimentatevi a fare Pariyankasana con i mattoni, ma mettete direttamente il bolster e fate Suttarirasana. Allora, un mattone messo in questa posizione andrà messo sotto il bordo delle scapole inferiore, l'altra posizione, nella stessa posizione ma girato sull'altro lato, verrà messo per appoggiare l'occipite, la parte alta della testa. Qua dovete sollevare il torace, fate una bella sollevamento del torace, mettete le mani a terra, sollevate il torace e camminate indietro fino a portare il torace, dove ci sono le scapole, sul mattone e poi appoggiate l'occipite sotto la testa. Allunga un po' la testa indietro. Vai. Così. Adesso continuate a mantenere la spinta dei piedi indietro, le cosce unite, e inspirate e allungate le braccia indietro. Allungate le braccia indietro, allungate. La teniamo anche solo un minuto, e prendetevi i gomiti. Sentite l'azione adesso, ci sono più punti d'appoggio, la tibia, il collo del piede, le dita dei piedi. Quelle devono spingere in giù, le dita dei piedi indietro, le tibie giù, le ginocchia unite, giù gli ischi e sollevate lì, tutta la schiena si inarca qua, però è sostenuta, per cui non c'è un eccessivo sforzo. All'inizio sentirete un po' di difficoltà nel respiro perché il diaframma, essendo aperto, stirato lateralmente, ha difficoltà a scendere nell'inspirazione, per cui date il tempo, per quello che bisogna fare almeno un minuto, per permettere che il diaframma, inspirando, possa scendere normalmente. Cambiate la presa ai gomiti. Questo tra l'altro lo vedrete, vi dà dei ottimi risultati per chi già pratica da tempo in Suttarirasana, perché è riuscito a scendere senza più niente, non avete più bisogno del bolster. Quindi è solo un bolster. Bene, inspirare, allungare le braccia, riportare le braccia in avanti, poggiare le mani sui piedi, sollevare il torace e il compagno toglie i mattoni, poi tornate indietro direttamente su Suttarirasana. Camminate indietro, appoggiate, adesso sollevate il bacino e spostate con le mani le natiche in avanti e appoggiate il torace e la testa a terra su Suttarirasana. Se non riuscite a mettervi a terra, sentite che c'è ancora difficoltà, mettete il bolster, ritornate su un attimo, rinfilate il bolster, siete in Suttarirasana. Siamo qua, no? Posto di lato, dopo aver fatto Pariyankasana, sposto le natiche in avanti e scendo giù in Suttarirasana. Se è troppo forte, torno su un attimo, prendiamo il bolster, lo mettiamo vicino al costo dei volanti, una coperta sopra un bolster all'altezza della testa, vado indietro, mi appoggio, sposto le natiche in avanti, mi appoggio sul bolster e metto all'altezza della base del collo la coperta. Per chi ha difficoltà a fare questa posizione, ma non ha problemi alle ginocchia, ma manca solo esercizio e pratica, prende una sedia,
la rovescia in questo modo. Mette un booster di traverso e un altro davanti. Ok? Così, coperta, da mettere sotto gli ischi, ginocchia unite, cammino indietro e mi appoggio sui booster. Guarda, questo è facile, ancora più semplice. Mettiamo la sedia dritta, normale, e il booster qua, la coperta, e mi appoggio al booster, così. Così potete fare tutti, eh. Bene, usciamo da Sutta Virasana. Come si esce? Mettete le mani a terra, sui piedi, spingete, poi spostate il peso sui gomiti, portate le mani un po' più indietro. Bene, spingete e sollevate il torace, la testa, e veniamo su. Adesso riallunghiamo un attimo le gambe, dopo queste posizioni supine, mettete un attimo in ginocchio e appoggiando la base dei piedi stirate il ginocchio, gamba destra, gamba sinistra. Vediamo un'ottima posizione, si chiama Viparita Dandasana sulla sedia, che è una posizione senza la sedia molto difficile da fare, avanzata, sulla sedia alla portata di tutti. Dovete però avere due sedie, faccio vedere la posizione su Eva, per cui prendete una prima sedia, posizione sul tappetino, e l'altra sedia di fronte, nella stessa modalità. A quale distanza dovete sedervi? Devo stare due sedie, poi vi sedete dove ci sono le gambe della sedia, qua mettete i vostri ischi, l'altra sedia dovete avere i piedi nella metà della sedia, in modo da poter appoggiarli sopra dopo, alla distanza congrua. Consiglio un tappetino sulla sedia perché non scivoli sopra, però è per il comfort, ma non è obbligatorio. Poi non so che sedie avete a casa, se avete sedie in legno, di ferro, che sono di ferro perché sono un po' dure. E per il comfort anche meglio una coperta. Allora, vi sedete. Allora, è importante sedervi, vedete, molto avanti, quasi sul bordo della sedia. Ok? Poi da qua mettete le mani sulla seduta della sedia, appoggiatevi sui gomiti e sollevate il torace, inarcate la schiena come avete fatto prima per Sutta Virasana e portate il bordo inferiore delle scapole sul bordo della sedia. A questo punto infilate un braccio alla volta dentro la sedia, andate a prendere le gambe anteriori e tirate moderatamente per adesso le gambe della sedia. Poi portate un piede alla volta sulla sedia, prima a destra, poi a sinistra, secondo come siete abituati. Adesso le gambe più lunghe delle mie, comunque ci sta dentro. Adesso mantenete i piedi uniti come in Dandasana, e allungate le gambe, devono essere tese come un manico da scopa, di un bastone, per cui dagli inguini allungate fino agli alluci in avanti, dal quinto dito verso di voi, le gambe tese, l'osso sacro appoggiato, l'osso pulcro è più su dello sterno, o alla stessa altezza, e adesso tirate con vigore, con le mani, la sedia, e aprite bene le spalle. Se avete la testa, il collo è un po' in sofferenza, mettete un supporto sotto la testa, anche un mattone o un booster, adesso un cuscino. Così avete più punti d'appoggio, piedi, sacro, bordo e freno delle spalle e sommità del capo. Anche in questa posizione il diaframma ha un po' di difficoltà a esercitare la sua funzione, ma l'abbiamo già preparato prima con un Pariyankasana, Sutta Balakonasana, Sutta Virasana, per cui è già più facile. Però aspettate, questa posizione sarebbe interessante per avere almeno 5 minuti. Oggi la terremo 3 per cominciare. Però potete avere, ripeto, anche 3, 5 o 10 minuti.
specialmente questa posizione qua, come Sutta Virasana, come abbiamo visto anche all'inizio ad Mukha Svanasana, sono buone posizioni per il sistema immunitario, perché portano una grande apertura del torace, migliorano per quelle funzioni respiratorie. Come sappiamo, in questo momento è importante avere l'apparato respiratorio idoneo per ogni evenienza, e migliorano anche l'afflusso sanguigno nella parte alta del torace, tutte le ghiandole endocrine dell'alto. Questa posizione anche chi ha problemi di schiena può farlo con le due sedie, perché vedete i piedi sono alti come il bacino, per cui non c'è tensione qua, nella parte inferiore della schiena, come si pensa. Se eventualmente avete delle tensioni ancora, suggerisco l'utilizzo della cintura, che vediamo poi come metterla prima di uscire. Importante che abbiate i piedi attivi, quelli devono continuare ad allungarsi, sono quelli come dovete tirare in avanti i piedi, tirate in avanti e la forza di là e tirate con le mani, i piedi attivi, le mani attive. Respirate profondamente. Ora, per uscire dalla posizione con calma, adesso se siete in posizione è meglio prima guardare come fa la posizione per uscire, però potete farlo anche senza guardare, non è difficile. Portate un piede alla volta a terra, il piede destro e il piede sinistro. I piedi a terra attivi, larghezza non più larga del bacino. Spingete bene a terra con i piedi. Adesso prendete una mano alla volta dalla sedia, la mettete sulla serenale. La mano sinistra non uscite, state fermi ancora lì. Appoggiate i gomiti sulla seduta della sedia, espirate e tirando con la sedia, inspirando venite su. Bene. Siamo usciti da questa posizione indietro, facciamo una piccola torsione semplice che è Bharadvajasana sulla sedia, per cui vista frontale, siete voi seduti dentro, no? Come Eva, metto io nella vostra direzione, mettete i piedi uniti, le ginocchia unite, le ginocchia sotto le caviglie, non così, così. Spostate la canna dagli ischi, dobbiamo girare a destra, per cui con la mano sinistra avvolgete lo schienale. Con la mano destra passate indietro, il braccio destro, andate a prendere lo schienale. Se non riuscite, prendete la seduta della sedia. Adesso tenete le ginocchia unite, non spostate le ginocchia in avanti, espirate, inspirando venite su col torace, e espirando ruotate da sinistra verso destra l'addome, il torace, le spalle, e alla fine girate anche la testa indietro. Importante in questa torsione verso destra che il femore, il ginocchio sinistro, rimanga in linea con l'altro, non deve venire in avanti, ok? La torsione, che questa che è semplice ma è profonda, vanno molto bene per l'apparato epatobiliare, per tutta la zona degli organi dello stomaco, del fegato, del ciclo biliare, perché migliorano le loro funzionalità. Ogni volta che voi ruotate, è come se stesse comprimendo, stringendo il fegato nella sua sede, quando poi rilasciate, lui può di nuovo ritrovare spazio e migliora la sua funzionalità. È come se il fegato è un po' come una spugna, no? Se voi lo schiacciate, lo strizzate, poi quando riaprite, no? Lui rimanderà la sua funzionalità. È anche una buona posizione per lo stomaco, perché a volte a me succede di eruttare, anche perché c'è anche questa torsione, questo organo cavo, e secondo me i gas che si sono rimasti sono formati. Espirando tornate indietro, per cui è normale, non è che state male. Sull'altro lato, ovviamente, è una posizione bilaterale, per cui adesso spostate la canna degli ischi, allungate il braccio destro in avanti, avvolgete il vostro schienale, passate il braccio sinistro dietro, prendete l'altro capo della sedia, inspiro, espiro e tiro con le mani, senza pietà, e ruoto l'addome e tutte le costole di destra che ruotano verso sinistra. Nelle prossime lezioni vedremo anche la posizione a terra, come viene fatta regolarmente. Vedete, tutte le costole qua, esterne, posteriori, dove ho la mano qua, vanno verso questo lato. E c'è una torsione, no? Inspiro, espiro, ruoto. Se avete il compagno potete fare questa torsione qua, le mani sulle costole e ruotate, un po' più profondo. Ovviamente implica il fatto che poi dovete fare lo scambio.
Bene, espirare e tornare indietro. Ok, usciamo da Bhagavatasana sulla sedia e vediamo se tu vanda Sarvangasana, che è il Sarvangasana non tradizionale con le gambe in su, ma con il torace in apertura. C'è un po' più di apertura oggi del torace. Ci sono varie possibilità per fare Setubandha Sarvangasana. Vediamo la versione con i mattoni, che non è quella finale ovviamente. Prendete per cui due coperte, ripiegatele in questa modalità, in cui chiudete la lunghezza di 75, diventa un po' meno, cioè, la realtà, e sovrapponete una sopra l'altra, in modo da avere una base d'appoggio sia per la testa sia per le spalle. Poi se avete due mattoni sarebbe l'ideale, se ne avete solo uno, prendetene uno, va bene lo stesso, se ne avete due, prendo il condizionale, non mi piace, però lo dico perché so che non so chi c'è di fronte a me nella lezione online, per cui metto il condizionale. Se avete due mattoni dovete però vincolarli, legarli. Avendo un mattone un po' più largo c'è una base un po' d'appoggio più stabile di un solo mattone, che comunque va bene lo stesso. Legateli bene in modo che non si spostino più. Poi la prima fase di avvicinamento è quella: come posizionarsi sugli attrezzi? Vi mettete con le spalle e la testa sulle coperte, così avete un buon appoggio. I piedi della larghezza delle spalle, alla larghezza delle spalle, e non in modo casuale, in modo che siano paralleli e lineari. Poi sollevate le cosce, sollevate il bacino e mettete i mattoni sotto l'osso sacro, all'altezza degli ischi, con due mattoni ben stabili. Spingete i piedi in modo che le ginocchia vadano indietro verso le spalle, no? Vedete questa azione qua, non dovete cadere avanti le ginocchia, ma spingete indietro. Allungare le braccia in avanti e spingendo le mani a terra, allungate le braccia, ruotate le spalle, vedete, sollevate il torace. Potete aumentare anche l'allungamento, la rotazione, intrecciando le mani e ruotando le spalle. La testa non si alza, al contrario, la testa sta in allungamento, o meglio il collo in allungamento, in modo che senta che il torace viene verso di voi, verso il mento. Appoggiate proprio il bacino sul vostro, sopra i mattoni, lasciate e sentite cosa, come agisce il mattone sul vostro appoggio, come permette il rilassamento dei muscoli interni delle anche, dell'utero. Anche qua, ormai il torace, il diaframma è ben fluido, malleabile, perché è stato più volte portato in apertura. Se sentite chi pratica da più tempo, che ha familiarità o i femori lunghi, potete usare ancora un mattone in più, messo piatto, sotto gli altri due mattoni, per avere più altezza, in modo che il bacino sia più sollevato. Adesso per chi ha pratica, che esercita questa posizione a più tempo, allunghi, gli altri rimangono nella posizione precedente, una gamba alla volta, appoggiandovi sui talloni, mantenete per adesso le gambe e i piedi paralleli al resto del bacino, ma allungate bene le ginocchia e stirate dagli inguini e gli alluci in avanti. Continuate a spingere giù le braccia, ruotate bene le spalle verso, ruotate verso le coperte, il torace verso la testa, tirate proprio il torace indietro. Il torace non è legato con il bacino, è collegato con elementi elastici, pelle, tessuto connettivo, muscoli, per cui tirate, si muove, poi tirate e tenetelo aperto. Stira il mattone,
Bene, piegate le ginocchia. Adesso non togliete subito il bacino dal mentone. Sollevate il bacino inspirando e espirando sfiorate il mattone. Inspirando in su e espirando sfiorate il mattone. Inspirando in su, togliete i mattoni e venite finalmente giù. Ora Dvipada Pavanamuttasana, per cui allungate le gambe in avanti, poi piegate tutte e due le ginocchia e mettete la mano davanti alla tibia appena sotto il ginocchio, ma mantenete i piedi uniti ma le ginocchia separate e lasciate respiro dopo respiro che l'addome scenda verso le lombari, verso la schiena. Anche questa posizione semplice, banale, però più la tenete, più il corpo, dopo aver esercitato le posizioni precedenti, si rilassa. Ovviamente togliete il supporto dalle spalle e mettetelo solo sotto la testa, se ne avete bisogno. Lasciate piano piano come che l'addome massaggi la schiena. Qua se siete in coppia è molto carino, è molto funzionale soprattutto. A questo punto lei toglie le mani, siete voi che usate le vostre mani e premete la tibia verso la coscia verso la tibia dell'addome. Sarebbe ancora meglio dall'altro lato, perché da qua spingo in là il sacro. Senti, no? Così. Non dovete spingere, portate il peso, basta il vostro peso per aumentare l'allungamento delle lombari qua. Ovviamente fate il cambio, se vi avete aiutato vi fate aiutare. Questa è un'ottima posizione per distendere bene la schiena a terra. Chiaramente col compagno si esercita una forza diversa che voi non potete imprimere, per cui lo sentite subito l'effetto di allungamento di tutta la colonna vertebrale, i muscoli paravertebrali, l'addome scende bene verso le lombari, la schiena proprio a terra e qua tutti i muscoli sacrospinali, i nervi spinali si distendono e sentono efficace ed è profondo. Ok, e poi venite su. Come ultima posizione proporrei di parita crani, non avendo fatto posizione rovesciata, oggi facciamo una semi rovesciata, questo potete farlo tutti, per cui ricordo una parete ce l'avete tutti a casa, non che vivete in una tenda, in questi giorni non credo. Prendete un booster, una coperta, per la testa, più confortevole, ok? Qua dobbiamo giocare con i bambini, fate la capovolta, e appoggiatevi, arrampicchiate, fino a portare le spalle sul bosco, togliete le braccia e poi scendete giù. A questo punto vi appoggiate con il bacino sul bosco, mantenete le gambe divaricate della larghezza delle spalle, le piante dei piedi aperte, ma non rigide, le gambe lunghe ma non rigide, e lasciate proprio che tutto il corpo si depositi sul bolster, il corpo inteso come bacino, il resto della schiena, le scapole a terra, le braccia aperte a circa 30 gradi o con le mani sull'addome. Ricordatevi, la nuca in linea non deve sollevarsi, per cui se vedete che si è un po' alzata, il mento si è alzato, il mento è più alto della fronte, allora mettete una coperta sotto all'occipite, alla base del collo.
Questa posizione potete tenerla anche 10 minuti, è molto rilassante, rigenera, vi dà energia, porta a rilassare. Potete praticarla la sera, magari prima di cena, oppure anche dopo cena, o al mattino, o quando tornate al lavoro, se ancora state lavorando, siete stanchi, o anche se siete in casa, siete fermi in questo periodo di quarantena, potete ogni tanto praticarla per ridare energia. Scivolare indietro. Adesso mantenete tutto il corpo a terra, le natiche appoggiate al bolster, ma le gambe incrociate sopra al bolster di Supta Svastikasana. Lasciate che le cosce esterne siano appoggiate sul bolster, piedi sotto le cosce. Raccogliete le gambe, allora spostate il bolster sotto le ginocchia, facciamo un piccolo shavasana, visto il tempo, con le gambe sostenute, così anche qua è più facile allungare la schiena. Shavasana, per cui mantenete le braccia aperte di circa 30 gradi, i gomiti interni, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, abbandonate tutto il corpo a terra, chiudete gli occhi, la bocca senza stringere le labbra e rilassate la lingua nella parte inferiore del palato. Portate l'attenzione al respiro fra il labbro superiore e le narici del naso e osservate il movimento dell'inspirazione e dell'espirazione. Rimanete concentrate sul respiro e abbandonate il corpo a terra. Le gambe, ruotare sul fianco destro, braccio destro sotto l'orecchio destro,
E guardiamo un tappetino, andiamo seduti. La pratica di questa sera è terminata. Riproponiamo la nostra lezione mercoledì prossimo, mercoledì qui 8 aprile, sempre alle 18. Buonasera.